Ben ritrovati ragazzoli sul canale di The Daniele, siamo tornati con Wulong Fallen Dynasty ed oggi episodio particolarissimo, particolare, vabbè, non andiamo avanti con la missione principale, anche perché avete visto la volta scorsa che la missione che dobbiamo accingerci a fare richiede un livello più alto rispetto al nostro livello attuale, quindi visto che alcuni di voi me l'hanno chiesto, ci facciamo oggi le missioni secondarie. Allora, chiaramente dipende da quanto sono lunghe, magari ce ne facciamo una perché è lunghissima, come fosse, diciamo, la missione principale, o magari è corta, ce ne facciamo un paio. Adesso lo vediamo. Comunque, prima di iniziare, ragazzi, come al solito, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che pubblico regolarmente, tutti i giorni. Alle volte ne pubblico anche due al giorno, così, quando c'ho tempo. Ovviamente non sono sempre liberissimo. Però, detto ciò, così sostenete anche il canale, insomma, e tutti i contenuti che porto. Quindi, allora, mi sono messo qui al villaggio nascosto e vediamo. Allora, vedete, innanzitutto, ok, andiamo sul viaggio. Vedete, allora, noi siamo arrivati alla parte 6 e guardate qui, infatti, la missione principale richiede un livello consigliato di 79. Non mi ricordo adesso a quanto siamo noi, forse 77, adesso lo vediamo. Dunque, ci andiamo a fare una missione secondaria. Allora, la parte 3 io l'avevo fatta tutta, esatto, l'avevo completata tutta. Missione secondaria, possiamo partire dalla parte 4. A parte che qui poi devo rifarmi qualche cosa nelle principali, perché forse, no, le bandiere le avevo prese tutte? Sì, ok, qui le bandiere le avevo prese tutte, perfetto. Quindi là, mancano proprio veramente solo le missioni secondarie. Possiamo iniziare da questa. Questa richiede un livello consigliato di 57. Il destino dell'artista. Leggiamo in cosa, insomma, in cosa consiste. L'artista che si prendeva cura di Hong Jing quando era infiltrata sul forte Mei Wu è scomparsa senza lasciare traccia, dopo averle promesso che sarebbe scappata insieme. Con il forte invaso da demoni, la sua vita non può essere sacrificata. La ragazza deve essere salvata anche per il bene di Hong Jing. Quindi, insomma, una sorta di balia di Hong Jing. Dobbiamo andare a salvarla. Qui abbiamo tre bandierine, tre bandiere grandi e quattro bandiere piccole. E, se non sbaglio, però, attenzione, vedete? Guardate sotto, il destino dell'artista, ci sono le ricompense. Sotto, vedete, ci sono quei tre simboli in grigio? Quelli dovrebbero essere oggetti che noi possiamo recuperare all'interno di questo livello. Quindi vedete che c'è un'essenza vena di dragone che ci può servire tantissimo, utilissima. Una tavoletta da leggere e quell'altra, non mi ricordo che cos'è, quel simbolo. Quindi ci sono anche degli oggetti che sono molto utili, quindi vedete, avete tutto a schermo, insomma, vi dice tutto. Senza indugiare oltre, senza perderci in chiacchiere, andiamo. In viaggio verso un nuovo campo di battaglia, vuoi procedere? Sì. Adesso vediamo il livello di difficoltà di queste missioni secondarie, perché tanto essendo secondarie non sono, non sono nel livello narrativo, nella storyline. Volendo possiamo anche utilizzare dei sigilli della tigre e chiamare anche dei compagni per rendere tutto un po' più snello. Ragazzi, chiaramente io molte volte cerco, in questi casi, non nella missione principale, magari posso cercare delle facilitazioni per non perdere troppo tempo, e perché come vi ho detto all'inizio, il tempo è sempre poco e se mi complico troppo la vita in questo mio periodo personale, vado troppo lungo. Detto questo, vabbè, con calma ci rifacciamo questa, ci ricordiamo, guarda, inizia subito alla grande, ci rifacciamo questa arena, vi ricordate, no? Allora, è un po' di tempo che non tocco Wulong. Come al solito, lo sapete, sto giocando a Resident Evil 4 Remake, quindi, ecco, per esempio. Quindi, abbiate un po' di pazienza con me. Ah, c'è un maghetto. Vedete, qua ci sono tutti i demoni adesso. Abbiamo sconfitto i... telecamera, vai. Vabbè, sei meglio te. Posso. Però vedete, partiamo da livello 12. In questo caso non partiamo da livello 0. E vabbè, beviamo un pochettino. Allora, qui c'è la tigrozza. Io sinceramente la vorrei uccidere. Così magari, ecco, facendo questo. Qua dall'altro siamo con un Jin. Amica, non c'è capisco niente. Non ci sto a capire niente. Posto, vai. Accuccia e basta. E che cos'è? Allora, ah, ovviamente poi, vabbè, quello lo faccio a telecamere spente. Devo svuotarmi l'inventario, che siamo sempre pieni, come la volta scorsa. Ah, il passettino. Mazza che botta che ci ha dato questo. Attenzione, eh. Qui sono tutti demoniazzi.
Pentola di fuoco. Vediamo, va. Allora, possiamo andare o da questo lato o... No, da qua non possiamo andare, è chiuso. Quindi per forza siamo costretti a dirigerci da questa parte. Qui ci sono sempre omini brutti. Ok, a posto. Maledetti, maledetti. Ok. Niente, mi dimentico sempre. Doppia spada, spadaccino valoroso. Acciaio grado 6. Quindi le missioni secondarie chiaramente recuperiamo pure oggetti che ci servono, utilissimi. In poche parole, raga, voi se lo giocate ricordatevi che la missione le missioni secondarie vanno fatte. Aspetta, aspetta, fermi tutti. Fermi tutti. Beh no! Maledetto. Vabbè. E allora. Lui si è bloccato. Il mago si è. Oddio, è andato in crisi. Oddio, sta in crisi. Guardalo qua. Ecco. Posso. A posto. Vediamo. Ok, qua abbiamo la prima bandierina. Eccolo. Sembrava troppo bello per essere vero. E comunque le missioni secondarie, così almeno le state vedendo anche voi, sono di vario tipo, bene o male sempre un po' le stesse. Nel senso, o ti devi rifare al contrario un'area che hai già fatto, o in alternativa magari puoi trovare invece semplicemente dei boss o da rifare, oppure tipo boss stile invasione. Insomma, la meccanica è quella delle missioni secondarie. In questo caso, vedete, dobbiamo salvare questa donzella. E oddio, sta foresta dei pugnali volanti. E magari ci sarà comunque un boss da affrontare al termine. Allora, ci mancano. Ci manca una bandiera grande e tre piccole. Sperando di non averne saltata una. Prima. Ma non penso. Oddio, vogliamo dare un'occhiata giusto così? Dall'alto per vedere se ci sono. Beh, lì non possiamo andare perché era chiuso. Quindi. No, mi sembra che qui abbiamo fatto abbastanza quello che dovevamo fare. Oh, che bellezza! Quanto sono felice di vederle. Allora, tu adesso giri perché non ci arrivi qua. Esatto. Allora, sai che facciamo di grotta? Io ti ammazzo. Questo qui. Esatto. Ah, lei è attirata. Le tigri sono un macello, ragazzi. Le tigri sono un macello. Guardala. Mamma mia. Vai così. Oh, le stiamo dominando, eh. Attenzione a un Jing. Ti fa male. Meno male che vedete. I nostri companion sono utilissimi per far sì. Oh, ci possiamo fare un livello comunque, attenzione. Vabbè, ce lo facciamo all'ultima bandiera, dai. Ah, vabbè, finché sei te. Il pandino. Cioè, detto così sembra la macchina, no? Il pandino. Allora, che ti lasciamo? Inventario. Beh, così ma... Una spada d'acciaio 2, dai. Ti do questa. Poi voglio provare anche a lasciargli un acciaio di grado alto, perché non si sa mai che questi ci possono droppare qualche cosina carina. Allora, nodo decorativo 2, va bene. A proposito, scusate se mi sentite con sta voce, sto un po' attappato, ma continua il mio persistente... situazione mucosa persistente e un fastidio tremendo. Quindi sto un po' tutto attappato, ma va bene. Non ci farete caso. Cioè, nel senso, mi sentite che parlo, che poi io chiacchiero, però faccio fatica perché sto tutto chiuso. Mi sto veramente sforzando. Guarda lui come è partito carico. Guardalo. Guarda come casca per terra come una peracotta.
Arco del generale volante. Ma questo lo voglio. Ma stiamo scherzando? Togliamoci, ma una cosa a caso. Andiamo un po' giù, verso metà. Spietro da guerra, no, questo è proprio per principio. Non lo faccio. Che vuol dire? Arco del generale volante. Lo voglio anche leggere, oltretutto. Nuovi oggetti. Più 3. Lubu, il potente tra gli uomini. Ah, è l'arco di Lubu? Questo arco in corno era il preferito. No, vabbè. La cocca superiore rega inciso un bellissimo drago dorato. Questo prezioso oggetto era stato donato dall'imperatore Wu dell'antico impero Han, il cosiddetto generale volante Li Guang. Dong Zhuo trovò quest'arma addentrandosi nella cripta di Luoyang e la tenne per sé. Poi, per commemorare la potenza di Lubu, la donò a quest'ultimo assieme al cavallo Lepre Scarlatta. Cioè, vi rendete conto che da questi oggetti noi capiamo molto di più della trama? Usando, beh, un po' come tutti i Souls-like. Usando quest'arco, Lubu trafisse un soldato che si trovava a circa 150 metri e colpì l'estremità di una alabarda apposta a un cancello a circa 115 metri da lui. L'estremità di quella alabarda attesta le veridicità del soprannome Generale Volante. Ma è fantastico. È fantastico. E ora mi chiedo io, il nostro arco, ma mettiamoci quello. Questo va più in furtività, che però non è male, eh. Però, cioè, ragazzi, capite bene, cioè abbiamo l'arco del Generale Volante. Che è successo? Allora, armi a distanza. Ok, dove sta? Per data di ottenimento. Scusate, eh. Eccolo. È un po' meno potente, ma lo possiamo potenziare. Allora facciamo così. Adesso ci teniamo questo. Poi al villaggio lo potenziamo subito l'arco. E via. Allora, la bandierina l'abbiamo trovata. Ah, qui il potere nostro che l'abbiamo abbandonato. Non possiamo riprenderlo, ovviamente. Lì c'è un'altra bandierina. Guardala là come sta imboscata. Allora, eccoci qui. Ah, ma ci stai pure tu. Vabbè, via qua, dai. Fai la fine di tuo fratello qua, io te lo dico. A posto. Via. Ah, ci stai pure tu, ma che Harry Potter qua. Dai, olè. E siamo la terza. No. Meno male, meno male, meno male, meno male, meno male. Ah, ragazzi, una cosa. Ecco l'essenza vena di dragone, eccola qua. Una cosa importantissima e perfetto. Uno di voi, un ragazzo, di voi, mi ha fatto notare una cosa sotto il mio ultimo video, quello in cui affronto Lubu modificato con l'Elisir, che sono arrivato ad affrontarlo che avevo un grado morale di 25. Quando Lubu mi ha sconfitto, chiaramente, la prima volta, mi ha portato il mio grado morale a 19, cioè mi ha tolto il 25 e mi ha rifatto, io sono rinato con un grado morale 19. Quando sono tornato da Lubu, che nella boss fight, il mio grado automaticamente è ritornato a 25. Cioè non è rimasto a 19, ma è tornato a 25. Io sinceramente, dico la verità, sono onesto, non ci avevo fatto caso. Non avevo fatto caso a questa cosa, a questa meccanica. Non ho capito la meccanica. Se c'è qualcuno di voi che me la può spiegare, perché, ma non per nulla, adesso mi dovrei mettere a cercare, a guardare, però se volete, se qualcuno di voi lo sa, mi scrive sotto i commenti. E da paura, insomma, così abbiamo imparato una cosa nuova. Allora, io ho paura di perdermi. Detto ciò, ho paura di perdermi roba, ma soprattutto bandiere. Ecco qua, per esempio. Loro due guardano, sono fissi, vedi? Loro gli piace guardare la bandierina piccola. Gli piace, a loro gli piace così. A loro gli piace così. E a noi ci piace così. Eh no, questo non va bene, eh. Vai a terra. Onjiki, tu stai in crisi con sto porco spino, con Sonic qua. Allora, le bandierine le abbiamo prese tutte, sono troppo contento. Vabbè, ma erano molto semplici queste, però, ragazzi. Allora, qua si scende. E questa porta non credo si apra, giusto? No, assolutamente no. Qui cosa c'è? Acciaio grado 6. Ottimo. Allora, sta parte non è che l'abbiamo esplorata benissimo. No, ma forse sì, dai. Coltello da lancio.
Fa sempre bene, fa un po' di scorta. Qua si scende. Dove starà la tua balia, Onjing? Guarda là, tiè. Morta. C'è pure la bandierozza. Allora, facciamo così. Uccidiamo un po' alla volta, rifacciamo, no? Facciamo così, capite, no? Lui, vabbè, lui lo sfondiamo male. Ce ne so due però, attenzione. Attenzione. Vai, ora. Questo è quello che c'ha le cose, no? No, ma è martello, ok. È martellone, lui è martellone. Ok, grande Eugene. Mo siamo a livello 25, insomma, mi sembra. Non possiamo avere poi. Ah, a proposito, ragazzi, un'altra cosa, scusate, ogni tanto mi innesco con questi a proposito. Però è vero, perché mi ricordo le cose sul momento. Dobbiamo ancora provare l'elisir. Non abbiamo mai provato l'elisir, ragazzi. Mai provato. E questa è una cosa che non va bene. Bisogna provarlo. Ah, ok, sei tu. Nanna. Dormi. Oh. Ci vediamo questo. Ah no. Vai. Bello che scende a livello 19 lui. Guarda che carino. A posto. Che proteggevi tu qua? Niente. Volevi soltanto rompere le scatole fondamentalmente. Ok. Dunque, oh, e le bandiere ci stanno. 3 su 3 grandi, 4 su 4 piccole. Non possiamo scendere sotto il livello 20, il che ci piace. Io a sto punto farei pure un livello, scusate, già che ci sia. Aspettate un attimo, si è impallato. L'eroe, ok. Potenziamento. Vai col 19 a virtù legno. Scarabocchi dell'artista, vedete? Questo pure è una cosa che dovevamo trovare. Inventario. Tavoletta lasciata in un sotterraneo di sotto il forte Miebu. Sembra che sia stata lasciata lì da un artista. Chissà se quella di Ao Chan ce l'ha fatta scappare. Di Ao Chan, vi ricordate, sarebbe Onjing che si era inventato un nome, aveva preso le sembianze di questa di Ao Chan per infiltrarsi da Duo Zhang, mi sembra. Ce l'ha fatta scappare, mi ricordava mia sorella, se solo avessi potuto rivedere mia sorella un'ultima volta prima di morire. Ok. Qui mo ci sarà un boss. Beh certo. Forza. Coccodrillo? Shui Gui? Ah beh, è una donnina qua di... Vabbè. Mi sembra trascendentale questa come. Attenzione, però non lo sottovalutiamo nel finale soprattutto. Vabbè, insomma. È andata così. Ma quindi era lei? Si era trasformata? Sì, era la sua balia. Vedete, questa è una missione. Bandana dell'artista, abito artista, bracciale artista, calzature artista. Ok, seleziona un altro campo. Vabbè, io direi che ce ne facciamo assolutamente un altro. E abbiamo fatto tutto, vedete? Vedete le iconcine sotto? Il destino dell'artista. Quindi abbiamo recuperato la tavoletta, abbiamo recuperato l'essenza di dragone e abbiamo anche salvato il pandino, il panda. Quindi abbiamo fatto tutto, 100%. A questo punto possiamo fare la prossima. Livello consigliato 58. Qui non ci sono oggetti speciali da recuperare, come vedete, però ci sono due bandiere grandi e zero piccole, solo due bandierine grandi, quindi dovrebbe essere anche questa abbastanza scusate, abbastanza contenuta. Il massacro del forte Meivu, presumo, sì. La notizia dell'omicidio di Dong Zhuo è giunta alla corte imperiale. Wang Fusong ha condotto un battaglione al forte Meivu per eliminare ciò che restava dell'esercito di Dong Zhuo, ma è stato attaccato dai demoni che infestano l'aria e si è trovato in difficoltà. Ok, quindi dobbiamo andare in soccorso dell'esercito di Dong Zhuo. Wang Fusong. Perdere un generale stimato come Wang Fusong sarebbe un colpo durissimo. Fatti strada nell'orda nemica, aiuta lui e i suoi uomini. Dobbiamo aiutare loro. Che fai? Una mano non gliela dai. Abbiamo anche ucciso Duong Zhuo. Siamo l'eroe sconosciuto che tutti vogliono, tutti acclamano. Quindi si va in soccorso.
Vedete, insomma, questa è un po' la natura delle missioni secondarie, che comunque sono, cioè, anche di trama, per carità, servono, però servono anche molto per recuperare oggetti. Ah, così loro si nascono così, la valle degli orti praticamente. A posto. Ah, la bandiera già sta lì, quindi è semplicemente un'aria questa, così, a buffo. Veramente? Vabbè, allora siete meglio voi. Dai, su. Dai, Danieli. Ah, ma qua è proprio un'orda praticamente. Scusate, raga, adesso vado. Adesso inizio bene, eh. Andiamo un po' con l'attacco veloce, che questo attacco pesante qua. Oh, ma ha dovuto colpire alla fine, eh. Te. A posto. Oh. Eh no. Siamo qua in soccorso dell'esercito. Non possiamo perire. Beh, qui uscirà un'invasione sicuro. Chi è? No. Fammi salire. Ah. Ok. Chi è? Ah, sei tu? Vabbè, mamma mia. Ah, ma a parte qua siamo da soli. Io pensavo qua siamo proprio da soli, attenzione. Ma la tigre ancora non la posso utilizzare, possibile? Si è bloccato. È nato. Vabbè, qua ci sarà una boss fight qualcosa. Vabbè, famoso un livello. Innanzitutto così arriviamo a livello 20 e siamo a posto. Qua. Ok. Ci sta. E qui? Cosa abbiamo qui? Oh, ma questa è proprio una bella arena. Wow. E qui mo vediamo chi esce. Ah, ho capito. Qua stiamo giocando a orde. Ok, questo è un livello un po' orda. Orda style. Sì, ok. Questo dovevi fare. Esattamente questo. No, via, via, via. Poi c'è lui. Ok. Ah, questo ne fa 4, giusto. Ah, forse. Poi. Ah, da tanto che non lo affrontiamo, un bello Zuyan. Bravo, uno. Bravo. Fammi la mossa che mi piace a me. Ha sbagliato. Uno, due. Perfetto. Ha sbagliato io. No, ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? A una oie così mi buttate? Oddio, Tania Cagnotto, ritorno! Oddio! Dai, ma questa è tosta, oh! Quanto mi sia mancato? Però un po' mi sia mancato. Ho sbagliato. Vabbè, non ci toglie nulla, però, eh. Ho sbagliato, scusate, scusate. Il problema, ragazzi, è che mi sa che ha tempo. Cioè, se non ci sbrighiamo a ammazzare Tania Cagnotto, qui ce ne arriva un altro. Sto giocando malissimo, scusate, eh. Mi sa che ha già spuntato qualcun altro, no? No. Chiamiamo un po' pure Tigrozza qua, va.
Vabbè, vabbè, dai. A posto. Via. Ciao, Oye. Vabbè. Ma pure questa è andata, dai. Arco generale non te più 4. No, questo lo voglio. Mannaggia la miseria. Mo ci manda via. Non ce la faccio a prendere. Ce la faccio? Perché non... Ah, dobbiamo parlare con lui. Apposta, dopo posso prenderlo. Un attimo solo, inventario. Buttiamoci una doppia alabarda canto del gallo. Non mi frega niente. E prendiamo l'arco generale volante più 4. Che questo a sto punto dovrebbe essere... scusate, 2,76. Il nostro è 2,57. E quindi è meglio. Ah beh ragazzi, un'altra cosa, un altro stile. Dunque, dottore. Vabbè, dai, Wang Fu Song, non ti preoccupare. Perfetto. È andata. Anche questa è andata. Vabbè. Facciamoci pure quest'altra a sto punto. Qui pure è corta, vedete? Soltanto due bandiere grandi, quindi dovrebbe essere un'altra area simile. Reame della battaglia. Un'area di minaccia pervade la terra desolata, fondendosi con la notte. In questo regno si raduneranno i guerrieri più accaniti, impazienti di rischiare tutto per dimostrare la loro potenza. Sembra che l'unico modo per sopravvivere sia quello di sconfiggere tutti i tuoi nemici. Preparati a combattere. Questa potrebbe essere tosta, mi è già capitato in passato, potrebbe essere una di quelle aree in cui devi combattere delle invasioni multiple. Devi combattere anche uno versus tre, versus quattro. E molte volte mi hanno arato male in delle missioni, in una missione soprattutto secondaria. Proviamo, comunque. Vediamo un attimo, non voglio mettere mani avanti, lo dico soltanto perché mi è capitato in passato in una missione secondaria che dovessi fare uno scontro 1 versus 3. Erano avvelenati, erano fortissimi e ci ho messo un po' di try. Potrebbe essere una cosa simile. Siamo sempre in solitaria. E qui stiamo... Ah, guardate dove stiamo qui. Ci ricordiamo, qua abbiamo combattuto l'ultimo, il generale del cielo abbiamo combattuto. Ok, qui c'è, sì, come dico io. Riposa, ma scusate però, Qui sono oggetti, vedete. E qui dovremmo, qui sarà secondo me impegnativa, lo sapete? Vediamo, vediamo, sono curioso. Ma in teoria due bandiere. Qui ce n'è una sola, vabbè. Addirittura. Lo vedete? Questa, guarda, questa è tosta, Quella la dovevo contrattaccare. Sì. No. Dai che l'ho quasi sbilanciato. No. Attenzione. Questo dovevi fare. Occhio per occhio. Che vuol dire? Hai respinto gli invasori 10 volte. Ah, vabbè. Mi concedo anche il lusso di guardare il trofeo. Proprio in senso, mancanza di rispetto totale, però. Per i miei avversari. Vabbè, Zong è andato giù. E niente. Abbiamo sta bandiera. Ok. Andata. E mi sa che finiamo tutte allora. Qui pure completare al top. Prugna verde, liquore caldo. Qui addirittura solo una bandiera. Cao Cao ha messo le mani su alcuni pregiati liquori distillati con un nuovo metodo e ha diramato l'invito a una degustazione nella foresta di bambù. Sì, sembra chiaro che voglio occuparsi di alcune questioni, oltre che godersi uno o due bicchieri. Ha preparato un meraviglioso accompagnamento al liquore, rappresentato da una tecnica di spada che può essere inserita nei libri di storia. Vabbè.
procediamo. Ma dobbiamo combattere contro Cao Cao? Può essere che ogni tanto lo si allenano. Vediamo. Comunque mi sembra, insomma, queste secondarie fino ad ora mi sembrano abbastanza fattibili. Qui non c'è da prendere manco la bandiera, già presa. Una su uno. A ogni peso spinto di un peso mi ricordano un dragone. Ah, è vero, contro Cao Cao dobbiamo combattere. Oh, Cao Cao, ma tu lo sai con chi stai a combattere? Sì, cioè ne sei consapevole di questa cosa. Adesso non me la voglio tirare, però insomma, vabbè. Cao Cao, io te l'ho detto. Te lo sto dicendo. Ah, ecco, c'è pure. Vabbè, dai, la prossima avventura, Cao Cao. Mo te incastro con questi attacchi. Un attimo. Vabbè. E non chiamo la tigre, guarda, perché te voglio bene che sei amico mio. Ecco qua. Io vado così, raga, vedete. È una tecnica, lo so, un po' infame, ma è efficace e a noi tanto basta. Ciao Cao Cao, a posto. Ciao ciao lo chiameremo da oggi in poi. Breve spiegazione del suo. Yuke de owaru hazu ga nai to omotteita. Sono sai washi no yoken o haruka ni shinoida wa. Eiyū taru wa onushi to washi. Ci si prova, Cao Cao, ci si prova. Non siamo già insieme. Vabbè. A questo punto, questa è già un po' un'area un po' più grande. Vedete, tre bandiere grandi e due piccole. Quindi qua ci sarà un po' da fare. Vabbè, vabbè, a questo punto ci finiamo queste missioni secondarie e via. Le ho fatte tutte, abbiamo preso anche tutte, però vedete, attenzione, e adesso vedete, me ne sono accorto adesso, in queste missioni principali per esempio abbiamo saltato un sacco di oggetti, guardate qui, abbiamo saltato una cicala Esuvia dorata e quell'altro che è il simbolo che non so cosa sia, non ricordo, qui tutto, abbiamo saltato pure un'essenza vena di dragone in questo quadro qua, queste poi me le devo recuperare, qua no, qua abbiamo preso tutto, quindi abbiamo, sì, questi oggettini su queste due. E per il resto abbiamo recuperato tutto. Va bene. A questo punto vi è dubbio, ma sulla parte 3 controlliamo. Vedete? Perché non mi ero accorto di questi oggetti. Non mi ero accorto di questi oggetti, dico la verità. Pure qui, un'altra cicala. Vabbè, questi poi me li faccio privatamente, insomma. E dunque, dicevamo, l'esilio di Zhao Yun. Durante il combattimento con Yuan Shao, Gongsun Zan si è vendicato sul saggio ministro della guerra e ha riconquistato le Disir che questi intendeva distruggere per il bene del mondo. I demoni generati dal bagliore inquietante hanno alimentato i fuochi di guerra che ardevano nella regione delle Bei. Zhao Yun ha abbandonato Gongsun Zan, non potendo più sopportare gli orrori che vi si stavano consumando. Si è aperta una strada insanguinata tra i demoni fino al monte Dongshan, come guidato dal destino. Perfetto, qui si torna proprio al monte Dongshan. Torniamo proprio indietro qui, Bene, bene. Questa è l'ultima della parte 4, quindi magari sarà un po' più impegnativa. Vediamo, vediamo. Siamo con Zhao Yun, siamo con lui. Quanto tempo, tra l'altro? Qui proprio i Fields, qui abbiamo combattuto Zhao Yun, vi ricordate? C'è Zhao Yun. Zuyan, la prima volta abbiamo incontrato il gorillone. Spettacolo, ragazzi. Siamo passato un'eternità. Però è fantastico. Ancora ricordo quando ho provato la demo. Veramente sembra una vita. No. Allora, vai. Posto. Sta bene. Oh, Harry Potter. Che succede? Oh, Matti. Ma che ma stava a scherzare. Vabbè. Ci tolgono, Guarda lui. Andiamo a uccidere gli Harry Potter. Questi sono un macello, so.
ce n'è pure un altro qua. Zuayan crisi profonda. Zuayan crisi profonda. Scusa amico, eh. Zuayan, alzati. Non mi fa fare ste figure che ci stanno a guardare. Vai. Quanto è tosto questo? Raga, tosta qua la situazione, oh. Ma veramente Martelloni ci mette in difficoltà così? Oh, e mori. Ah. Ma veramente, guarda Zuayan che sta in crisi mistica. Zuayan, mi sbaglio, mi confondo. Beh, io quasi quasi riposerei a sto punto, perché non mi sembra il caso. Però vediamo un attimo che c'è qui. Lì c'è una bandiera piccola. Attiviamola. Vabbè, no, più che altro riposerei. Ah no, Zhao Yun pure ha ripreso le forze alla grande. E qui c'è niente. Bene, però c'è qualcosa qui. No, hanno chiuso, beh, giustamente. Hanno chiuso, quindi bisogna per forza direzionarsi da questa parte. Torniamo al villaggetto. Lì c'è la bandiera grande, tocca trovare l'altra piccola però, Mamma mia, Harry Potter. Tra l'altro ragazzi, ve lo dico, ma poi inizia la serie su Hogwarts Legacy, lo sono in ritardo. Infatti il nostro eroe arriverà con Trenitalia, non con l'espresso di Hogwarts. Ma sarà, ci sarà, ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle. Allora, vai così. Ne approfitto un po' anche per chiacchierare così in maniera informale. Visto, insomma, eccolo. Visto, no, eliminiamo il mago perché. Guarda. Esatto. No. No. Che pazienza. Sì. Dove sta? Eccolo Harry. Vai. Sì. Allora, l'altra bandiera grande l'abbiamo fatta. Eccola qua. E ci abbiamo tutte le bandiere. Perfetto. Direi la grande. Mo, chi dobbiamo affrontare? A sto punto riposerei. Così ci recuperiamo. Cioè facciamo il livello. E lo portiamo a 21. Nei compì 80 prima di tornare. Siamo a livello 80 ragazzi. Bene così. E qua che ci abbiamo adesso? Un bel bossettino, vai. Feng Ji? Ah no, le tigri. Famo tigre contro tigre? Questa è tosta, eh. E famo. Ti mando il compare, eh. Allora, una è morta. È nata, vabbè, a posto. Ah, ecco, c'è pure l'uccellino, che bello. Ok, ci abbiamo qua il piccione. Oh, vai. Vabbè. Va bene, va bene. Sei più forte tu. Pure questo, speriamo non sia a tempo che non esca altra roba. Vediamo, stiamo sempre safe, eh. Non ce la rischiamo. Ma siete più a frecciate? A posto. Mamma mia, che palle. Oh. Ma poi morì? Mazza quanto t'accolli. Oh. Quindi? Oh, abbiamo fatto. Sì, eh?
E vediamo Zhao Yun. Sicuramente ci rincontreremo. Tempra delle battaglie. Dominato su 15 campi di battaglia secondari. Okay. No, visualizza trofei. Ok. E niente, quindi ragazzi, è ora di... Ah, ok, ce n'ha fatta uscire un'altra. Bene, la lancia senza eguali. Facciamola. Qui c'è solo una bandiera grande. Zhao Yun ha deciso di cercare un signore onesto da servire, che possa placare il caos che affligge le persone comuni. La sua decisione è assoluta e irremovibile, come il maestoso Qi Lin. Prima della sua partenza, chiede un ultimo favore alla persona che ha affrontato coraggiosamente le avversità per salvarlo. Andiamo a vedere. Bene, bene. Ah, e poi mi è uscita anche un'altra missione secondaria, praticamente nella zona dell'addestramento. Quindi poi devo vedere anche quella. E niente, qui già ci abbiamo tutto, vedete, la bandiera già l'abbiamo presa. Dobbiamo affrontare chi? Zhao Yun. Eccolo. Zhao Yun. Lui è veloce, eh. Lui è maestro della lancia. Oh, guardalo. Ma tu sei forte allora, amico mio. Però se ti incastro, è finita, io te lo dico, eh. Se ti incastro è finito. Guardate quanto è tosto, ragazzi. No, volevo fare... l'attacco non me lo ricordavo. Non ti dà un attimo di tregua. Non riesco a recuperare la vita. Sì, beviamo adesso. No, devi bere da... Sì. Sì. Zhao Yun, sei forte. Sei un avversario rispettabilissimo. Bravo. Bravo, Zhao Yun. Bravo, Zhao. Bello, mi piace questo combattimento. Bravissimo. Bravo, Zhao Yun. Non è una presa in giro, eh. È forte, è valoroso. Certo, noi siamo sempre l'eroe valoroso, ragazzi, sconosciuto. L'abbiamo massacrato, pieno di sangue, guardate, cioè proprio. Vabbè. Vittoria gloriosa, grande Zhao Yun. Guarda come sta messo malissimo. Alla grande. Un po' di discorsi alla Dragon Ball. Hai ricevuto la protezione della bestia divina Qi Lin. Vabbè, non ce l'abbiamo già Qi Lin, eh? Ok, tutto il set. Perfetto. Qui abbiamo ottenuto tutto. A parte quegli oggettini, vedete, quelli che mancavano lì, ma poi me li faccio per conto mio. Vabbè, direi che ci siamo. Allora, andiamo un attimo al villaggetto. Vedete qua, il cristallo scarlatto, abbiamo una nuovo campo di battaglia secondario nella sezione di addestramento. Andiamo al villaggio nascosto, perché dobbiamo dare... perché dobbiamo dare la cicala al tizio. E niente, ci facciamo così, un girettino nel villaggio nascosto. Dunque, vedete, insomma, ci siamo fatti tutte le missioni secondarie della parte 4. E questa è la natura di questo, delle secondarie. Ma lì c'è un... Non c'era lui lì? È uscita gente nuova? Scusate, eh. A parte che il tizio lì sta... Non dobbiamo capire come sfruttarlo. Ma la signora qua che ci dice qualcosa adesso? Eccolo. Esatto. Ah no, si riferisce al tizio sopra la montagna. Vabbè. Ma lui c'era? È Cao Cao. Ma lo sto io a conquistare Cao Cao il mondo, non tu. Ah,
Vabbè, Cao Cao ha molta autostima, diciamo. Vabbè, questo già ce l'hai detto. Allora, ma lassù è venuto qualcuno? Perché qua c'era una casetta che secondo me era per ospitare un NPC. Invece non è venuto nessuno qui, ma ci verrà, però io penso proprio di sì. La signorina qua ci leggeva le tavolette, non l'abbiamo più consultata. Sì. Ve lo leggo perché mi sa qualche parte. Tieni, è consegno della mia gratitudine. Loto sacro, coppa della cordialità. Hong Jing è uno dei migliori taoisti dei nostri giorni. Non c'è da sorprendersi, da smetterti, se il maestro si fida così tanto di lei. Il maestro dice che non siamo ancora pronti a lasciare il villaggio. Non riesco nemmeno a trovare qualcosa da leggere senza l'aiuto degli altri. Ok, basta, solo questo. Allora, andiamo a dare la... Ah, pure lui c'è! Nonostante la vastità della nazione, mi meraviglia che ci sia un villaggio simile. Ho viaggiato in lungo e largo tra i regni, stringendo molte alleanze che mi donano molta forza. Anche tu hai viaggiato, allora che ne dici di mostrarmi cosa hai imparato dalle tue esperienze? Nonostante... cioè? Vabbè, non ci dice nient'altro. E poi c'è qualcun altro che è venuto qua a farci visita al villaggetto, che porta un po' di eroismo. Vabbè, adesso vediamo. Dunque, andiamo da Cicalone qua, va. Allora, amico mio, ci abbiamo un'altra cicaletta da darti. Ecco qua. Oddio, sta impazzito. Lui è impazzito totalmente. Oddio, ma sti cicali gli stanno a far male, ragazzi. Lo stiamo facendo letteralmente impazzire. È Garrank comunque, che mangiava i radici mortali, è lui. Oh, invece il signore è qui, no? Lo devi rimanere sempre qui. Le tue debolezze sono il pericolo più grande. Il fatto di non volerti arrendere è degno di rispetto. Se modifico un po' questo e quello, lo metto qui. Le cose da imparare sono così tante che a volte mi stupisco. Feng Jian all'epoca era solo un bambino malaticcio. Come potevamo sapere? Feng Jian. Vedo, ci sono ancora rinforzi che potrei mandare. Che strano, non riesco mai a cogliere del tutto la varietà di tattiche possibili. Molto misterioso quest'uomo. Non abbiamo trovato il marito della signora là, che l'ha mandato a cercare il liquore. Vabbè, lo troveremo. Magari è stata in un'altra missione secondaria da qualche altra parte. Detto ciò, ragazzi, io farei proprio così, guardate, Potenzia. Arco del generale volante, lo vorrei potenziare. Aspetta, prima vediamo la nostra arma. Spiata da guerra no, perché serve l'acciaio grado 9 che ancora non abbiamo trovato, ma lo troveremo adesso nella parte 6. E... niente, sto così. Allora, l'arco del generale volante lo potenziamo. Potenzia. Acciaio grado 7, potenzia. 4,20, sì, vabbè ragazzi, ci rendiamo conto. 464, cioè incredibile. Mentre anche le nostre armature dobbiamo potenziare, ragazzi. Mica possiamo, guardate quanto pellice abbiamo. Potenziamoci un pochino. Tipo gli spallacci del lottatore gigante. E che stiamo a fare? Scusate, ci rendiamo molto più forti. Guardate qua. Ancora più 5, più 6, più 7, più 8. L'elmo. Potenzio. Sì. 88. Così almeno ci subiamo molti meno danni. E via. Bene. Ottimo così. Sono contentissimo. E incastona. Voglio vedere una cosa. Voglio vedere. Scusate, ma sugli spallacci del lottatore gigante... no, però ci sono sempre due slot, cioè non posso aumentarli. Vabbè.
Io venderei un po' di roba, vi dico la verità. Per potere d'attacco, si torna giù. Ci vendiamo. Perché dobbiamo liberare un po' di spazi, ragazzi, per affrontare la nuova parte. Perché adesso avremo oggetti da raccogliere. Comunque, armi molto più potenti da raccogliere. Di conseguenza, io adesso mi lascio soltanto un tipo. Per tipo e poi gli altri. Vabbè, ma me lo faccio da solo. Non vi lascio vedere tutta questa procedura. Detto ciò, ragazzuoli belli. Oh, oggi siamo fatti tutte le missioni secondarie della parte 4. E adesso, no, potenziamento. No, potenziamento. Viaggio. Adesso la parte 6, vedete. Qua richiede un livello 79. Noi siamo a 80. Comunque siamo lì, 80-81, non mi ricordo. E quindi niente. Prossima volta si parte per l'ultima. Credo. Si parte per l'ultima parte, che si chiama Malvagità. Siamo nel 200 d.C. Ragazzi, come sempre vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti. È terminata la scorta di alcuni oggetti, che pubblico regolarmente, e vi ringrazio insomma per l'affetto che state dimostrando per questa serie, sono veramente molto contento. E quindi nulla. Ah, mi raccomando, condividete anche sui vostri social magari i video. Se vi piacciono così facciamo crescere ulteriormente la community. Detto ciò, ragazzi, nel villaggio nascosto, io e il nostro eroe sconosciuto, vi diciamo alla prossima. Si va, si va.